se i residenti accettano di buon grado questo piccolo sconvolgimento della loro vita quotidiana per una serata ogni due, ogni 15 giorni, se tutto funziona nel verso giusto e c'è l'impegno da parte di tutti affinché questo succeda, riusciamo a portarlo fino a fine di agosto. Perché un'associazione di commercianti a Posto d'Ascoli? È nata un'associazione di commercianti maresentina per creare una cosa di diversità. Ci crediamo in fondo di essere un po' abbandonati dall'amministrazione comunale, però contattandoci e spiegando le nostre ragioni vogliamo portare a Porto d'Ascoli un evento particolare nel periodo di luglio-agosto. Siccome vediamo che le vie sono sempre più abbandonate, vengono meno turisti nella nostra ambito territoriale, abbiamo creduto e crediamo di fare questi 9 eventi tutti i lunedì da via del mare a via Laureati, dei mercatini tipici, oltre alle nostre attività, chi è che vuole aderire fuori con i bar praticamente con le loro specialità, i parrucchieri con le loro attrezzature, pizzerie con i vari assaggi, i vari eventuali, per creare diciamo, un'attenzione e dare veramente anche una cultura al turismo che viene fuori, che crede insomma che c'è anche Porto d'Ascoli. Il problema dei parcheggi, che di solito il 70% è dei residenti, ecco, cerchiamo la loro collaborazione, chiediamo scusa, è il primo evento che poi noi vorremmo continuare, però se ci dovrebbe stare dei problemi magari tenderemo le mani l'uno con l'altro, noi siamo per continuare, anche abbiamo una collaboratrice proprietaria di un pezzo di terreno, l'ex Verbena, che lei mette a disposizione per i cittadini. Ecco, ripeto, potremmo segnalare con dei parcheggi dove ci scriviamo l'ex Verbena nei giorni stabiliti in questi eventi. Ecco, non vogliamo creare, ringraziamo fin da adesso i cittadini per la loro collaborazione, perché so che significa in questo periodo non trovare un posto macchina. Ecco, Porto d'Ascoli c'ha bisogno dei parcheggi. Chiediamo molto collaborazione ai cittadini, insomma, ecco. Grazie.